Fermiamo per un attimo la lettura dei nostri quotidiani per approfondire il tema della scuola. La scuola e i precari che hanno protestato negli ultimi giorni, un esercito di docenti precari in Italia. Per capire quanti realmente siano, abbiamo in collegamento al telefono con noi Francesco Scrima, segretario nazionale della CISL Scuola. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, Scrima, le chiediamo, appunto, come diciamo, quanti sono i docenti precari in Italia? Si fa spesso confusione sui numeri, numeri che invece voi avete ben presenti, giusto? Ma sono i numeri che conosciamo attraverso i dati comunicati dal Ministero e attraverso le elaborazioni che abbiamo fatto le organizzazioni sindacali. Noi oggi abbiamo una graduatoria ad esaurimento con 239.000 docenti, cioè docenti abilitati e con anni di servizio. Accanto a questo abbiamo altri quasi 300.000 docenti laureati e non abilitati che sono iscritti nelle cosiddette graduatorie di terza fascia, cioè nelle graduatorie di scuole e istituti. Quindi ci troviamo di fronte a più di 500.000 persone. Stiamo parlando solo di docenti. Ecco, quindi giusto per rendere l'idea, la provincia di Como ha poco più di 500.000 abitanti, è come se l'intera provincia di Como fosse costituita da docenti precari. Da Ecco, personale docente precario. poi ci sono gli ATA, quindi gli ausiliari tecnici amministrativi, che sono gli ex, quelli che una volta si chiamavano bidelli, piuttosto che gli applicati di segreteria, piuttosto che i tecnici di laboratorio. Ecco, c'è anche Il questo numero. personale precario ATA nella scuola rappresenta quasi il 30% del personale della scuola, del personale ATA, si attesta attorno al 28%. Al 28%, quindi. Sì. Ecco, Schema, le faccio una domanda. Nei giorni scorsi Enrico Mentana, col suo nuovo TG della 7, ha provato a quantificare quanto costerebbe assumere i docenti precari. Si parla di cifre superiori a 7 miliardi di euro, cifre che adesso ovviamente l'Italia non può permettersi. Per risolvere, non dico tutto il problema, però in parte, cosa chiedete voi come sindacato? Qual è la strada per tentare di evitare poi questi problemi che si ripercuotono anche sulla società? Ma parlare dei precari non possiamo e non dobbiamo parlare di numeri e di percentuale, perché i precari sono persone che hanno lavorato con impegno, con professionalità e nelle sedi più disagiate e hanno contribuito significativamente a far funzionare le istituzioni scolastiche. E sono persone in carne e ossa che meritano rispetto. Gente che sta scegliendo anche forme estreme di protesta per rivendicare il diritto alla stabilizzazione del lavoro, ma nello stesso tempo rivendicare una dignità professionale e personale. Ecco, Ecco perché. la interrompo un attimo. Quando lei dice forme estreme di protesta, si riferisce a chi ha effettuato anche degli scioperi della fame che Sì, hanno mi portato riferisco anche a anche a ricoveri questo. ospedalieri. Ed è per rispettare anche queste forme estreme che bisogna affrontare la questione senza demagogia e senza strumentalizzazione di carattere politico, perché sorprende, per non dire qualche volta lascia molto perplessi, solidarietà che esprimono a questo personale, rappresentante di forze politiche, che non hanno minimamente riflettuto prima, quando hanno approvato i provvedimenti che hanno determinato queste Ecco, situazioni. presumo lei si riferisca a Gianfranco Fini, che nel discorso di ieri ha definito sacrosanta la protesta dei precari. Ecco, lei dice, sono queste le Non forze. è solo Gianfranco Fini, anche altre in altre realtà, perché quando si parla degli effetti di quell'intervento bisogna andare al 2008, alla manovra del 2008, va bene, che già da allora, come noi denunciavamo, avrebbe portato a una situazione del genere, di grande difficoltà Quindi nel funzionamento della scuola. i tagli iniziarono E col governo di centrosinistra, questo ci sta no, dicendo. no, no, non è un problema di un governo di centrosinistra. La partita è iniziata col governo di centrosinistra quando l'ex ministro Padoa-Schioppa fece un piano triennale e ha tagliato 44.000 posti di lavoro e ha continuato con la manovra di questo governo del 2008. Fatidico articolo 64 della legge 138 che ha portato a un altro piano triennale
a cui noi ci siamo opposti, abbiamo protestato e abbiamo evidenziato fin da allora i risvolti e le conseguenze di un piano di questo tipo. Chiaro, chiaro, chiaro. Ecco perché, come lei diceva, lo dobbiamo affrontare in termini globali. Quello che rivendichiamo noi come CISL, e noi abbiamo fatto la nostra battaglia per cercare di avere le immissioni in ruolo anche in un momento, in un contesto di grande difficoltà e di ridimensionamento della finanza pubblica. Siamo riusciti a ottenere questi primi 16.500 immissioni in ruolo, 10.000 docenti e 6.500 unità di personale ATA, che rappresentano una goccia nell'oceano del bisogno e anche della disperazione della gente. Vogliamo continuare a sostenere questo impegno per cercare di stabilizzare il più possibile i lavoratori della scuola, però avendo un progetto, avendo un piano. Quello che chiediamo noi a questo governo, a questa maggioranza, a questo Parlamento è: cosa ne vuol fare questo paese della sua scuola? Ecco, e proprio, cosa deve fare la scuola per questo paese? Ecco, proprio su questo la interrompo Schina per fare una domanda. Il governo ha avviato l'anno scorso un piano di razionalizzazione dei costi, di tagli anche definiti, della scuola, che prevede di recuperare quasi 9 miliardi di euro in 3 anni. Siamo al secondo anno, in provincia di Como abbiamo perso l'anno scorso oltre 400 docenti, quest'anno rischiamo di perdere altri 250. Di fatto, quali possono essere gli effetti al ritorno in aula degli studenti? Lunedì prossimo iniziano le scuole, questo secondo anno di razionalizzazioni, quali conseguenze porterà nella scuola italiana all'atto pratico? Sono conseguenze negative, come le dicevo prima, da un lato perché abbiamo delle situazioni aberranti. Il taglio del personale ATA, 15.000 unità per ogni anno, uno l'anno scorso, uno quest'anno e l'altro dovrebbe essere fatto l'anno prossimo, ci porta ad avere delle istituzioni scolastiche, delle scuole con i plessi distaccati dove non c'è il collaboratore scolastico, il bidello che apre e chiude le scuole. Chiaro. E questo significa non mettere la scuola nelle condizioni di funzionare, e dall'altro noi perdiamo anche delle ottime professionalità rappresentate dagli insegnanti precari, che hanno dato e possono continuare a dare tanto alla nostra scuola. Ecco perché dico, il progetto deve essere quello di intanto qualificazione del sistema formativo, perché ce lo chiedono, di valorizzazione delle professionalità che ci sono all'interno della scuola e di stabilizzazione del lavoro attraverso interventi di politica occupazionale. Chiaro. Deve essere fatto tutto in un unico progetto, altrimenti noi gestiremo una emergenza alla volta. Chiaro, chiarissimo. Schema, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata, con la promessa però di tornare a sentirci nell'anno scolastico per monitorare anche come evolverà la situazione. Grazie a voi. Disponibile sempre. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Quindi avete sentito, il problema dei docenti precari è assolutamente concreto, già lo sapevamo date le proteste dei giorni scorsi, l'abbiamo anche quantificato.